Il denaro non dorme mai, visto che eh, questa pillola di preapertura è stata così gradita, mi sono convinto a farla diventare un appuntamento fisso. A meno di situazioni clamorose, la troverete entro le 7.30 del mattino ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Affronteremo eh, i temi più interessanti per me. Che potranno svilupparsi sul mercato. Oggi mi aspetto una giornata non particolarmente entusiasmante perché non ci sono dati macro eh, così interessanti. Eh, probabilmente dovremmo attendere le lezioni mid term e poi eh, il dato sull'inflazione negli Stati Uniti che uscirà giovedì, eh, usciranno ancora eh, diverse trimestrali. Poi vediamo magari. Un attimo assieme quello che è previsto: anche se ogni tanto ci sono degli errori, perché, eh, per esempio, nella lista ho visto oggi, Algovat, eh, se non erro, eh, alcuni eh, iscritti al canale mi avevano dato eh, un, eh, un valore diverso per il rilascio del trimestrale. Vi condivido però subito lo schermo pa eh, partendo eh, dal calendario economico. Vedete che sono usciti questi dati eh, cinesi deludenti sia di esportazioni che di importazioni, ma il mercato eh, nel Far East non ha avuto eh, delle particolari difficoltà, anzi eh, ho notato che sono due sedute che sta recuperando bene anche l'Hang Seng, scorrendo i vari dati eh, della giornata l'unico considerato importante veramente il discorso della Lagarde e devo dire che sono d'accordo perché la Lagarde a parte nell'ultimo intervento eh, dove il mercato comunque non ha avuto di particolari discorsioni quando parla ha sempre fatto dei danni non da poco eh, per quanto riguarda invece le società che rilasciano i dati, io ovviamente qui ho eh, filtrato solo con quelle italiane, eh, intesa ovviamente ha già rilasciato eh, venerdì comunque Biper, Anima, Fincantieri, Nutra, Cir, Banco Desio, Avvio, eh, Fiera di Milano, Valsoia, Mittel, Zucchi, PRL, Centrale del Latte, Algovat, Softlab e Price. Eh, io vi dico che eh, personalmente mi concentrerò su titoli un po' più liquidi, eh, Biper, Anima, Fincantieri. Faccio abbastanza spesso Farma Nutra, per cui non è un titolo eh, che mi dispiace eh, eh, vedere come rilascerà. Eh, sono curioso anche un po' di Avio perché era crollata e poi aveva avuto questa ripresa eh, così eh, incredibile rispetto ai dati che aveva rilasciato nel primo semestre. Gli altri titoli, ecco non perché appunto è stato chiesto, eh, mi è stato chiesto di analizzarlo da parte di alcuni eh, utenti del, del canale. La Algovat sicuramente non è eh, un, un titolo da eh, trascurare perché ogni tanto fa delle escursioni molto importanti. Eh, invece, titoli sotto la lente per quanto mi riguarda, allora, eh, qui vi ho aperto un attimo il Nikkei, vi volevo fare vedere anche Lang, Seng per farvi capire come anche gli indici un po' più in difficoltà eh, si stanno comportando in realtà abbastanza bene. Allora, le banche in generale. Eh, vanno sempre eh, tenute sotto osservazione io direi il settore bancario e utilities perché per come si sono mosse nelle ultime sedute tra i titoli ovviamente che hanno sofferto tanto oggi proverò a eh, concentrarmi su leonardo ovviamente che eh, come sapete dopo la pubblicazione dei dati è crollata e mi aspetto un possibile anche spike ribassista. L'altro titolo che ha eh, fatto molto male a livello di andamento, con peraltro una dinamica abbastanza strana perché eh, mi riferisco ovviamente a Saffilo perché anche Saffilo ha rilasciato i dati trimestrali non mi sono parsi eccezionali, però all'inizio il mercato aveva comprato il titolo facendogli fare un massimo a 1,548 e eh, poi invece c'è stata una discesa eh, molto profonda con la perdita eh, simultaneamente di media mobile a 200, 1,39,5, 100, 1,35,5 e eh, a, la 50 che era leggermente superiore a 1,36,8. Poi eh, voglio iniziare a concentrarmi anche su TOTS perché mi interessa molto questo laterale sui minimi. Eh, ovviamente... C'è uno stop obbligato sotto 30-32, però qui mi sembra che il titolo sia, eh, stia eh, accumulando. Questo per titoli un po' più liquidi. Mm, mi interessa ancora BS, ovviamente, perché non avendo perso questo minimo fondamentale di 10,89, eh, ritengo che possa comunque essere interessante metterla a monitor. Eh, poi ci sono alcuni titoli eh, che eh, tra quelli che vi ho eh, elencato nel weekend mi piace particolarmente eh, seguire per oggi: l'Assesa per il triplo minimo. E, e poi, comunque, mh, anche se mh, in questo momento non ha dato particolari eh, soddisfazioni, perché è comunque in laterale. Eh, voglio vedere anche se tamburi. Eh, riesce a tenere eh, questa area 7 eh, dove ha fatto il doppio minimo 6,98-6,97 perché eh, può essere un titolo che, comunque, almeno in un'operatività di trading range eh, posso provare a lavorare. Eh, adesso mi metto eh, a preparare la mia newsletter finanziaria che eh, spedisco entro le 8 a tutti gli abbonati. E noi ci sentiamo dopo la chiusura del mercato diurno perché magari farò qualche pillola di eh, titoli di cui è uscita la trimestrale e ovviamente farò il quadro generale del mercato azionario, eh, magari proviamo, visto che in molti me lo scrivete. Eh, a pubblicare una versione eh, più short eh, dove magari mi limito a eh, 4 o 5 titoli migliori, eh, 4 o 5 titoli peggiori del Fuzzy Bib e poi eh, gli spunti più interessanti a rialzo e a ribasso sul MTA in generale. Quindi eh, ci sentiamo nel tardo pomeriggio.